Le speedrun stanno diventando sempre più popolari anche qui in Italia. Nel caso non lo sapeste, lo speedrunning è una pratica nella quale un giocatore cerca di raggiungere un obiettivo in un gioco nel minor tempo possibile. Da qui passiamo alle meme speedrun, delle speedrun particolari che definirei, con termini tecnici, del cazzo. Sono state infatti nel tempo inventate delle categorie di speedrun assurde. Secondo Know Your Meme, le meme speedrun nascono ufficialmente nel 2017, quando lo youtuber Button Walls pubblicò un video di una sua speedrun piuttosto particolare, la speedrun nel farsi bannare da Club Penguin. Club Penguin era un MMO della Disney pieno di attività belle. Sì. Ma come ha fatto Button Walls a farsi bannare in poco meno di 2 minuti? Beh, seguendo due passaggi molto articolati. Uno, sbloccando la chat il più velocemente possibile. Due, spammando fuck all'interno della chat di gioco. Da qui, tante altre speedrun particolari sono spuntate sul web, coinvolgendo tantissimi giochi, ma io direi subito di citare un classicone, Super Mario 64. Pensateci un attimo, Mario è sempre stato un personaggio incredibilmente buono, sempre pronto ad aiutare amici e a salvare principesse particolarmente incline al rapimento. Un personaggio così buono non ha mai fatto nulla di terribile, giusto? No! Il pinguino! Chiunque abbia giocato a Super Mario 64 ha almeno una volta preso quel pinguino che la madre non riconosceva perché sì, sei per forza tu la madre, sei l'unica pinguina adulta di quel posto, non mentire, e lo ha buttato nel vuoto, lo ha lanciato, ha posto fine alla sua misera e inutile esistenza. Siete tutti delle persone orribili. Ma ci sono persone orribili più veloci di voi. Vi presento la Penguin Speedrun. L'obiettivo è semplice: prendere il pinguino, ma questa volta quello in cima alla montagna, e ammazzarlo nel minor tempo possibile, ma iniziando da una nuova partita. Ci sono varie categorie di questa speedrun, ma quella che mi piace di più è quella ideata dallo youtuber Swankybox, dove il giocatore deve cercare di glitchare il gioco per saltare il dialogo con Lakitu, ottenere 3 stelle che solitamente sono quella dietro il catenaccio e altre 2 prese o dalla fortezza di Womp o dallo scivolo della principessa. Usare le 3 stelle per sbloccare il monte refrigerio, prendere la vittima e porre fine alla sua vita il prima possibile. Oh shit, here we go again. No! Ma la serie di Mario è strapiena di meme speedrun. E un'altra che merita sicuramente di essere menzionata è la speedrun Nipple del più moderno Super Mario Odyssey. Per chi non lo sapesse, Nipple in inglese vuol dire capezzolo. Perché una speedrun si chiama capezzolo? Perché l'obiettivo è denudare Mario. In realtà rimane comunque con i boxer, però mi fa ridere l'idea che la Nintendo un giorno ci permetterà di creare una speedrun più completa. Quindi l'obiettivo di questa speedrun è comprare i boxer nel minor tempo possibile. Il record se lo contendono al momento un americano, Heider Kuhl, e Tyron 18, uno speedrunner italiano. Entrambi hanno finito la speedrun in 7 minuti e 29 secondi. Per completare la speedrun quindi bisogna affrontare il regno del cappello e il regno delle cascate nel minor tempo possibile, arrivare quindi al regno delle sabbie e raccogliere più monete possibili, soprattutto andando nella piramide dietro la sfinge facendo robe, e alla fine andare al negozio per comprare i mutandoni. Tutto sto casino per vedere Super Mario mutande. Understandable. E per mantenere questo video family friendly passiamo dalla nudità al suicidio. Era ovvio, era scontato. Uno degli obiettivi di una speedrun non poteva non essere la morte. Ci sono tanti giochi che hanno una categoria di speedrun che si chiama suicide, ma quella che voglio prendere in esame è quella di Portal. Per 2 ragioni. 1. Adoro Portal. 2. Il record della suicide in Portal è di 990 millisecondi. E raga, questa cosa è assurda. Parliamo di una speedrun che non inizia da un punto a caso, ma dall'inizio del gioco. Sto tizio è riuscito da 0 ad uccidersi in meno di un secondo. E come ha fatto? Beh, sì, si è suicidato buttandosi una radio in testa. Morale della favola, buttarsi una radio in testa, tanto più se di metallo, può farvi molto male. Ora, prima di parlarvi dell'ultima meme speedrun di oggi, voglio raccontarvi una storia. Ero nella sezione giochi del sito speedrun.com per selezionare le migliori meme speedrun da portarvi in questo video, quando ad un certo punto sono incappato in un titolo che mai avrei immaginato di trovare. FaVJ The Game. FaVJ The Game è un titolo sviluppato da un fan di FaVJ, Zuppor, nell'ormai lontano 2015, che, nonostante le sue prodezze grafiche e tecniche e le sue cutscene di tutto rispetto, dov'è la Nutella? Ma che cazzo? Zuppor, non odiarmi. Non è mai diventato molto conosciuto. Quindi è assurdo pensare che questo titolo abbia una community di speedrunner più attiva di giochi come Mario Galaxy.
A livello mondiale esistono ben due categorie di speedrun di questo gioco, la Nutella e la Doodapiff. La Doodapiff consiste essenzialmente nel finire il gioco nel minor tempo possibile, così come la speedrun Nutella, con la differenza che in quest'ultima si può sfruttare un glitch che ti permette di saltare l'incontro con Piff. Vi rendete conto che c'è gente che si studia i glitch di FaviJ The Game per fare il record mondiale? Ah, e così, giusto per farvelo sapere, il 18° della speedrun Nutella si chiama Pisellone Celato. Mi sembrava un'informazione importante da farvi sapere. Però a me tutto questo interesse per questo gioco, con record fatti solamente nell'ultimo mese, un po' mi puzzava. Ok, lo si fa per il meme, ma perché tutti ora? Dopo un po' di ricerche ho finalmente trovato la risposta. Questo gioco ha una taglia sulla testa. O meglio, l'aveva. Lo speedrunner italiano Pingu16, il 1 aprile 2021, ha deciso di caricare un video sul suo canale YouTube dicendo che chiunque fosse stato in testa alla classifica delle speedrun di questo gioco a 00:01 del 1 maggio avrebbe ricevuto ben 50 euro. Tutto questo per avvicinare più persone possibili al mondo delle speedrun. Pingu, tanto di cappello. Trovare quel gioco nella lista di speedrun.com mi ha fatto ridere più del dovuto. E ora ragazzi vi sfido io ad una speedrun. Chi lascia il mi piace più velocemente, lasciate mi piace. Ed iscrivetevi.